Vorrei poter parlare con te. Mi dispiace. Mi dispiace per tutto quanto. Vorrei poter parlare con qualcuno. Con la tua pelle. Non riesco ancora a crederci. È strano. Una cosa così piccola. Quante volte hai guardato quel messaggio? Deve mancarti molto. Non preoccuparti, ci siamo quasi. Dovresti riuscire a incontrarla subito una volta a bordo. Scommetto che voi due avrete parecchie cose da dirvi. Molto bene, gente, ci siamo. Sincronizzazione dell'orbita. Quanto casino per quel pezzo di roccia. L'estrazione spaziale è un'attività redditizia, Miss Daniels. In base al rapporto del prospettore, Aegis 7 è una miniera d'oro. Cobalto, silicio, osmio. Allora, dov'è? Eccolo là. Confermo il contatto visivo. Così quella è la Ishimura. Dimmi. La USG Ishimura. Il miglior planet cracker della sua classe. E sembra che si siano già messi a lungo. Perché il buio? Non c'è illuminazione. Caporale, si avvicini e invia un segnale. Rimanga alla larga dei detriti. Dobbiamo riparare una nave e non danneggiare la nostra. USG Ishimura. Qui squadra di supporto emergenze della USG Kellion in risposta alla richiesta di soccorso. Rispondete, Ishimura! Se non c'è energia, va potenziato il segnale. Sì, certo. Potenzi i segnali. Di più. Mai sentito di un blackout totale delle comunicazioni su una di quelle cose? Mille persone a bordo e nessuno che riesca a trasmettere. Questo cos'è? Una avaria al sistema di trasmissione, come ipotizzato. Un problema con il codificatore. Se scendiamo io e Isaac, possiamo sistemarlo. 48 ore al massimo. Avete sentito la signora. Vediamo che c'è da sistemare. Legami gravitazionali attivi. Attracco automatico attivato. Ma che cosa? Signore, l'attracco! Che c'è? Urteremo lo scafo! Attivare gli scudi! Il loro radiofaro è danneggiato. Procedura manuale, ora! Dentro il campo magnetico. Sei impazzito, va a urlare. No, possiamo farcela. Caporali, le ho dato un ordine. Ma che cazzo di atterraggio. Complimenti veramente. Tutti bene. Cosa? Cosa diavolo credevi di fare? Volevi ammazzarci tutti? Ho appena salvato il culo a tutti, Miss Daniels. Interrompendo le operazioni a quella velocità e distanza, ci saremmo schiantati sul fianco della Ishimura. Ora diamoci una calmata. Caporale, rapporto. Non ricevo dati dal propulsore di babordo. Abbiamo perso comunicazioni e pilota automatico. Ci vorrà un po' per sistemare. Va bene, vediamo di chiamare qualcuno dal ponte di volo a dare una mano. Stai fermo, Isaac. Sincronizzo i rig di tutti con la nave. Ok, verifica sanitaria superata con successo da tutti. Molto bene. Abbiamo un lavoro da fare. Andiamo. Fatto se frutto.
Wow. Bell'atterraggio, ma complimenti. Non era solo un carro di potenza a babordo. Abbiamo perso il propulsore. Incredibile. Già. Allora, siamo nello spazio. Siamo su un'astronave. Siamo su Dead Space. Credo non ci sia più energia. Isaac, vieni qui e fai una derivazione. E che sono le... Nessuno qui. Non rilevo alcuna trasmissione. La console di sicurezza è attiva. Isaac, collegati e vedi cosa riesci a scoprire. Kendra, riattiva quell'ascensore. Non c'è energia. Non posso. Allora reindirizza la dannata energia! Eh? Ascoltati, se cooperiamo ce la faremo senza problemi. Cerca di calmarti, bimbo. Attiva lo schermo di... Met pacticolo, buono. Come mai tutti hanno il pistolone, io no? Fatto bene. Ha subito moltissimi danni. Il sistema di trasporto è spento, gli spostamenti non saranno facili. L'aria è tornata a circolare, e c'è qualcosa. Ok, chiudiamo il primo video di Dead Space. Proseguiamo con la missione nel prossimo video. Ciao ciao! Avete sentito?